Attenzione, siamo saliti di livello. Ragazzi, abbiamo appena completato la live di Morti Salvato Padroneon e non ho notato che siamo saliti di livello. Attenzione, possiamo scegliere tra barriera mistica e analisi tecnica. Nessuno di questi potenzialmente mi può servire, perché non ho supercharge della magia e neanche della tecnica. Vabbè, scegliamone uno comunque. Barriera mistica, il carico della magia colpito in una zona della magia hanno la probabilità di annullare o rimandare il mittente l'attacco del nemico. Analisi tecnica, il carico della tecnica colpito in una zona della tecnica hanno una probabilità di ottenere un bonus temporaneo che rende più probabile i colpi critici. Barriera mistica mi attira di più, anche se è uno scherzo della magia, ma vabbè. Supercharger. Perché la magia se io, ma di supercharger no. Aspetta. Sono stati gli Skylanders! Non ho potuto farci nulla! Sono stati terribilmente eroici! Basta! C'è qualche cosa d'altro? A dire il vero, ora che mi ci fai pensare? Lord Chaos? Che c'è adesso? Signore, è il Tenebroso. Ha chiesto di lei.
Maestro Neon qui con voi. Se c'è qualcuno che può indirizzarci nella direzione giusta, quello è di sicuro lui. Immagino. Non possiamo tenere quest'isola in movimento per sempre. Prima o poi ci imbatteremo in qualcosa di sgradevole. Non dirlo. Oh no, è lui. Ecco. Ora, non so cosa tu abbia sentito dire su di me, ma sono solo un onesto uomo d'affari e intrattenitore. Mi limito a offrire un servizio e un sorriso in questi tempi di crisi, guadagnandoci su qualcosina, certo. Se vuoi restare competitivo, devi gareggiare contro i migliori. Ed è qui che entro in gioco io. Ti permetterò di allenarti e ricompenserò i tuoi successi. Quando te la senti di affrontare qualche sfida, vieni a cercarmi qui. Sì, certo, onesto assolutamente. Sei una mia vecchia conoscenza, Skylander. Una delle meno oneste. Ecco. Accertati che non stia tramando qualcosa. Parla con Pendergast, va bene, basta che per me e due. Capitolo 20, riunioni. Ok, allora, finalmente parliamo con il signor Pendergast qui. Buongiorno, che è apparso quando sono arrivato all'accademia per la prima volta perché mi dava già sbloccati i trofei per appunto qui del cielo e del mare. Non ho il trofeo del... Si è scaricato il joystick. Scusate. Non ho comprato il trofeo, il pacchetto con il dentro il trofeo della terra, quindi quando faremo questi extra non potremo prendere, non potremo fare le piste del, cioè almeno le piste bloccate dei mezzi terrestri. Oh, si è acceso! No, niente. Allora, porca. Ragazzi, senti, allora, senti. Signor, impostazione del controller 1, ole, porca vacca, oh, finalmente, adesso posto, adesso abbiamo sistemato il controller che è impostato per essere il 2, quanto di solito dovrebbe sistemarsi da solo in automatico. Vabbè, parliamo con Pendergast. Fare una gara? No. Quando sarai pronto a gareggiare, vieni a trovarmi nella finestra di proiezione, Skylander. Vieni qui a parlarmi per ricevere delle speciali sfide di guida. Ah. E ora sono qui, wash, sono dappertutto, baby. Beh, adesso le gare non le facciamo, le facciamo un'altra volta. Arrivo! Ok, vediamo, parliamo con Leon. Sepolta all'interno della misteriosa biblioteca degli stregotti, c'è una serie di libri che narrano la storia e la sconfitta del tenebroso. Le informazioni nascoste in quei libri sono la chiave per la nostra vittoria. Ma quella biblioteca è enorme e per giunta maledetta. Hugo ha ragione. Anche se non fosse maledetta, noi ci metteremmo anni a trovare quello che stiamo cercando. Forse sì o forse no. E se ti dicessi che c'è uno stregotto che potrebbe aiutarti a esplorare quella biblioteca? È il caso di chiederti con me? Ehi, è tutto legale. Uno stregotto di mia conoscenza ha promesso di esaudire un desiderio a chiunque riesca a batterlo nell'arena. Non dobbiamo far altro che iscriverci e, beh, vincere. Che ne dici, Skylander? Sei pronto a diventare il campione di Isola della Mega Zuffa? Assolutamente sì, andiamo all'isola di Mega Zuffa a trovare questo stregotto che è leggermente grosso. Gli stregotti sono i miei nemici preferiti, Skylander, soprattutto per come sono disegnati dalla Vicarious Vision. Mi piacciono davanti. Ricordiamoci, questo qui è stato disegnato, questo scherzo è stato disegnato sviluppato dalla Vicarious Vision, non dalla Toys for Bob.
Quindi diciamo un design diverso che mi piace un sacco. Questo è il posto che fa per me. Dovremmo trovare un modo per entrare. Passa da dietro. Una volta che saremo nell'arena, toccherà allo Skylander combattere fino ad arrivare a quello stregotto. E vedi se scopri dov'è il bar. Ho un certo languorino. Ok. Benvenuto alla Mega Zuffa, Skylander. Non ti ho mai visto prima da queste parti. Qui si disputano i combattimenti più sanguinosi e violenti di tutta Coloropoli. Ma se ti prudono le mani, dovrai svegliare il ragazzo dell'ascensore. Si è addormentato mentre era in servizio. Di nuovo. È proprio andato. Avrai bisogno di qualcosa di potente per scuoterlo. Vai a parlare con il nostro Mixmaster e senti cosa ti consiglia. Ok. Entra nell'arena, ok, questi sono i granchi. Coloropoli, ragazzi, è la città che Swap Force è la città di Shafi, che è stata conquistata dal Conte von Shellshock, giusto? Signor Cuoco! Guarda, un vero Skylander nel mio laboratorio. Non è una cosa che capiti tutti i giorni, se capisci cosa intendo. Immagino tu stia cercando qualcosa di particolarmente potente. Ho giusto una fiaschetta di risveglia ai morti lì su quel tavolo. Dovrebbe proprio fare al caso tuo. Grazie, adesso abbiamo quello che ci serve per svegliare il signor la guardia. Cioè... Allora aspetta, prima però andiamo di qua a vedere cosa c'è. C'è Persephone! Ci sono tutti! E c'è gente che vuole giocare a Pietracielo. Vediamo cosa dicono. Wow, questi tizi non scherzano per niente. Là fuori è una giungla, Skylander. Ok. Ora sì che ci siamo. Cibo, divertimento e una folla pronta a fare a pezzi il locale. Mi sembra di essere tornato a casa. Comunque, è il capitolo 21, no, ho letto come si chiama. Comunque, vedete quel tizio incappucciato di Alto Demeti? Quello è lo stregotto. Dovremmo chiamarlo stregone. Ma quella roba fritta è infilzata su uno stecco che ho preso al bar. Sta facendo cose terribili all'interiore del vecchio Flint. No, avresti dovuto prendere la roba fritta. Ho sempre detto, non per... Cercavo, te lo dicono sempre, non prendere robe da posti che non conosci. Tu cosa fai? La prendi? Porca troia! Svegliati! Ah, cos'è questa puzza? Sembra di stare nel cassetto dei calzini sporchi di un troll! Scusa, mi stavo riposando gli occhi! Qua giù ci si annoia, lontani da tutto quel bailamme al piano di sopra! Vuoi che ti mandi su nell'arena con l'ascensore? No, aspetta un attimo, lì c'è un tizio. Ti converrà parlare con quel Mixmaster per aumentare le tue chance di successo nell'arena. Secondo me, Ma no, tranquillo, io mi fido delle mie abilità e del livello 20 soprattutto. Cosa dice questo salve, tizio? Salve, salve, sei un avversario determinato, Skylander? Che ne dici di far pendere un po' la bilancia dalla tua parte? Per una cifra ragionevole posso cambiare l'elemento dominante di questa arena. 25 monete per cambiare l'elemento corrente? Boh, va bene. Gli Skylander e dalla luce al fuoco! Ok, adesso possiamo... Vabbè, adesso che abbiamo fatto il... abbiamo cambiato l'elemento della rea nel nostro, siamo pronti a dimostrare il nostro valore allo stadio del campione frantumatore. Vai! E oggi concludiamo l'episodio di oggi con l'arena. Salve! Ragazzi, fatevi il tifo voi, Salve! Ah, guarda che si rivede! Di cattiveria und malfacita! Willkommen sul mio ring! Oggi, nostro grande guerriero und campione in carica, il potente Spell Slancer, affronterà tutti i suoi sfidanti in Mega Zuff senza esclusione di colpi! Chi vince, prende tutto!
dobbiamo far fare i due tizi prima. Ok, beh, il conduttore dell'arena è scelto che non l'avrei mai visto, eh. Comunque, sconfiggi Brimstone e Boulders, ma la musica di sti due è fighissima. Sentite, come casa la chitarra. E come carico anche lui con la chitarra sul petto. Beh, stiamo già vincendo. Dobbiamo aspettare che scendano. Ovviamente uno è dell'elemento terra e uno è dell'elemento fuoco. Attenzione, uno è andato. Ne manca uno. Vai così. Grazie per le rose. Interdimensionali. Dai, prendiamo monete, è il momento per prendere le monete questo. Non so se si è capito, ma anche se l'avete visto su Force, il signor Scelto che è tedesco. Guarda quante pecore, c'è un caprone. Ah, sì che basta, sì che posso coprire le pecore, eh? Che posto? Applauso alle pecore che ho fatto fuori. Ma ok. Attenzione, sono al terzo posto. Mega zuffa niente fuffe. Prossimo round di Mega Zuffa comincia in questo momento. Ciao, salve. Vedere tutto quello che ci vuole qui ha fatto venire fame. Attenzione, Captain Bristol Stash. Sconfiggi pirati. Ah, attenzione, nemici. Questi vostri vengono direttamente dal Draft Team. Oppa là. Grenade. Attenzione. Ah, questi. I grenade, ragazzi, si buttano a pesce ed esplodono. Attenzione, ci sono dei Ball and Chain che sparano dei grenade. Questa è nuova. Ecco, è arrivato Captain Crystal Trash e per il capitano serviamo dei tornadi di fuoco bollenti, lo facciamo agosto. Vai così! Grazie! Perché manchi ancora la carota? Grazie, datemi il cibo! No, ho fame! Ragazzi, dopo questo episodio finisco e mangio qualcosa perché veramente fame. Attenzione, siamo finalmente arrivati da Space Lancer. Puntora, ecco il momento che tutti voi aspettava. Ecco a voi, avvolto in suo manto di terrorem, il magnifico Space Lancer. Che tra l'altro Space Punk è il nome originale dello stregotto in Skylander, quindi Space Slams è praticamente Space Punk con Slams al posto di Spunk. Buongiorno! Sei venuto per chiedermi un favore, eh? Informazioni? Ma certo! Beh, qui siamo alla Mega Zuffa Skylander, per cui se vuoi quelle informazioni dovrai guadagnarti. Beh, chiaro! Ok, Space Lance, quello è difficilotto.
È stranissimo, ecco i stregotti, c'è un design fantastico qui. Vai, bello che sparisce e poi dal suo mantello. Oh mio Dio, che robe! Ehi, non si imbroglia! Siamo in una dimensione strana. Peccato che non mi fai paura! Ti dirò quello che vuoi sapere se riesci a prendermi, ha detto. Oh, adesso è questa la stregotta del tempo, dell'aria e della vita. Lo stregotto della vita è proprio da far fuori in teoria, perché dà vita agli altri. Levati, 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 ma non si spa. Ora ti finirò di fronte a tutti, ha detto. Ok, ecco, siamo ritornati nel mondo normale. Ecco, il signor Spacelancer sparisce. Piace davanti la musica di Spacelancer. Non so se la sentite in mezzo a tutto il casino. In stile... non so, stata di stile deserto. Cioè, è una musica che sentiresti in una zona desertica, ecco. Attenzione, da uno stregotto spuntano altri stregotti. Sì, lo so. Lo stregotto della magia invece che gli invisibili. Vieni qua, mi hai detto Spacelancer. E abbiamo vinto! Abbiamo battuto la Spacelancer, sì! Isola della Mega Zuffa. Sconfiggi Spacelancer. C'erano due fozzi che non ho trovato, ma chi se ne frega, è importante aver vinto. Gli insulti che ti ha fuori. Le informazioni degenerate si trovano nelle sale degli antichi, incise nelle pagine viventi, luce e buio. Wow, 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 dobbiamo leggere tutta questa roba? Non hanno fatto un film? No, dovrete fare molto di più che leggere. Perché ho la sensazione che ci stia nascondendo qualcosa? Perché anche la console. Beh, sono felice di essermi liberato di quel mostro. Mi faceva accapponare le squame, se capisci cosa intendo. Sì, sì, infatti. La biblioteca degli stregotti contiene alcuni dei libri più pericolosi e preziosi mai esistiti. Anche se è stata abbandonata, ho la sensazione che potremmo avere qualche problema. Perché non vai a fare scorte prima di partire, Skylander? Ci vediamo da Padrone Eon quando avrai fatto. Perché maledetta è una stregata. Benvenuto nel nuovo negozio dell'Accademia. Perché non entri a dare un'occhiata? Adesso andiamo a dare un'occhiata al signor Ari. Comunque... Perché non vai a fare scorte prima di partire, Skylander? Ci vediamo da Padrone Eon quando avrai fatto. Ok, adesso concludiamo. Capitolo 22, scheda di lettura, ok. Comunque, più che maledetta io la definirei stregata, la biblioteca degli stregotti, dopo vedete si chiama biblioteca degli stregotti, quindi se non è stregato un aggettivo adatto. Comunque, ha detto chiaramente... Hai già avuto occasione di vedere cosa abbiamo in vendita? No. Riassortiamo di continuo il magazzino con nuove consegne. Torna spesso a trovarci. A proposito, okay. Metti da parte gli zaffiri alati che troverai. Ti permetteranno di ottenere sconti da me, dagli addetti ai box di Sharkfin e dalla signorina Persephone per i suoi potenziamenti. Ok.
Allora, ecco le cose da comprare. Questa è una gemma che è la sua moneta, questo è un tesoro leggendario, penso che questa è una pietra cielo, questo è altro tesoro, questo è altro cappello. Beh, io direi di prendere tutto, sicuramente abbiamo un bel po' di monete, tranne la gemma, forse la gemma, boh, non lo so. Comunque, cos'è che dicevo? Ha detto chiaramente Space Lamps pagine viventi, quindi potete ben aspettarvi che cosa succederà quando andremo un tesoro leggendario, gemma elementale. Compriamo. Pensavo fosse una gemma normale, invece è una gemma elementale, ok. Gemma elementale, presa. Prendiamo tutto. Cappello floreale, ok. No, non lo voglio il cappello, metto... Pietra cielo, metto da parte. Pietra cielo di Pendergast. Attenzione, fa apparire un mezzo casuale in un punto alleato vuoto. Benvenuti alla più caotica delle gare motoristiche. A farvi compagnia ci sono io, la fabbri, l'affascinante affabulatore Pendergast. Ok. Siccome Spell Slams, dicevo, ha detto chiaramente pagine viventi, potete ben aspettarvi cosa ci aspetta ad una biblioteca stregata come quella degli Sperotti. Tesoro leggendario, raggio rimpicciolente. Prendiamo ancora, cappello fantastico. Sembra cappello per fare il tifo alle partite. No, tutti i potenziamenti i cappelli, ma io non li metto perché non li voglio vedere. Cappello battuta. Perfetto, abbiamo fatto acquisti. Teoricamente questa giornata il negozio ogni volta che compriamo una nuova costruzione. Androneo e gli altri ti stanno aspettando. Buona fortuna là fuori, Skylander. Grazie, Ari. Quindi ragazzi, il video di oggi è che si possono concludere qui. La prossima volta parleremo a Patreon per andare alla biblioteca degli Sterotti. Intanto ragazzi, il video di oggi è che si possono concludere qui. Se non sono piaciuto, ragazzi, vi piace, ricordatevi di iscrivervi, che se volete continuare a seguire il mio video. Volevo vedere se si poteva salvare manualmente, ma non si può. Quindi noi ci vediamo alla prossima.